Signori, bentornati sempre qui sul canale. Oggi dobbiamo provare la forza fenice, perché abbiamo tralasciato molto questo mazzo, cioè questo mazzo, questa carta, perché è l'ultima carta che ci manca da provare per queste spot. Tra l'altro io devo dire una cosa, io devo essere sincero, la variant è qualcosa di allucinante, ma noi ci difendiamo abbastanza bene, perché questa qua è stata quella del pass e penso che è la mia preferita in assoluto, anche perché questa qui del Pantheon, insomma, fa schifo. E l'andremo ad utilizzare nel classico mazzo della forza fenice, che tra l'altro ho fatto soltanto un cambiamento. Ho tolto il Doc, il Doctor Strange, per mettere la Ghost Spider solamente per la variant, perché Gwen Stacy è letteralmente follia. Ah, ho visto anche che mi avete detto di mettere la roba, la variante del tribunale con Red Skull, con robe. No, raga. Nel senso, apprezzo che in questo mazzo alla fin fine ci stanno delle varianti, ma a me non piace il tribunale in questo mazzo. Perdonate. Andiamo a utilizzare così normalmente, perché se deve girare il mazzo gira ugualmente. Allora, c'è da fare una piccola premessa in tutto ciò, perché qual è la cosa del mazzo fenice? Che se bricca la combo è finita. E diciamo che esistono vari counter del mazzo della fenice, quindi proviamo in qualche modo. Terra selvaggia, ecco, terra selvaggia va bene. Abbiamo forza fenice, abbiamo carneggio, ci serve solamente o Human Torch o Multiple Man. Ecco, e già possiamo dire che abbiamo mezzo briccato, perché se tu adesso non me la dai al turno 2, rallentiamo tutto. Capito? Ci abbiamo Nimrod, ci abbiamo Shuri. Allora, valutiamo. Io passerei ancora a sto punto. Valutiamo quello che ci dà dopo. Ah, è un disastro quello. Oddio. Ti dirò. Human Torch con carneggio, ti dirò. Io snapperei, raga. Sapete, abbiamo la combo con la forza fenice. In più, possiamo anche valutare di fare Shuri. Volendo. Sì. Volendo sì. Però no, io farei forza fenice. Oh cazzo. Si prende pure il più uno. Il maledetto qui. Va bene, se ne va la Scarlet lì. Noi non ci abbiamo la prima. Dobbiamo fare la forza fenice lì. Magari la facciamo qui. Magari sì. Poi valutiamo quello che possiamo fare. Io direi di buttarci poi in Imrod lì e fare robe con... Ci serve o Deadlock o Venom. Potremmo fare anche Shuri forza fenice, ma non mi piace. Non mi piace perché rallentiamo il tutto. Poi, vabbè, già spostiamo il turno dopo, spostiamo due volte. Poi la roba sarebbe andare a fare poi Arninzola dopo. Facciamo una botta di punti. Però ci sono quei maledetti Raptor che ci impediscono di fare roba. Location del cazzo, se posso dire. Vediamo che gioca lui intanto. Ok. Poteva andare molto peggio sta roba. Nico Minoru. E Saspottino. Ok, forza fenice, ci prendiamo il più uno di energia, intanto che non è male. E ci rimane il Human Torch lì, ovviamente. Ok, disastro perché... Ullele. Ok, va bene. Possiamo anche tentare di fare Nimrod. E comunque penso che l'unica cosa che ci deve interessare è che alla fin fine... C'è Taskmaster lì nel mazzo che non ci serve. Ci serve Deadlock, raga. O Venom. Questo ci serve. Lui snappa. È ammesso. Maledetto, sì. E noi abbiamo perso. Abbiamo perso perché sì. Ma tu ti rendi conto che lui mi ha fatto la trollata con Legione? Ti rendi conto sta roba? Io non posso fare solidissimamente nulla. Non posso collare sta roba perché lui flotterà con Saspot e vincerà la partita sempre. No, comunque essere trollati alla prima partita fa sempre comodo. Ti fa sentire veramente magico. Sarò sincero nel dire che comunque il mazzo a me non è che piaccia molto come roba. Il prossimo mazzo però che voglio provare, infatti penso che arriverà già domani, in qualcosa con Stegron, perché l'avete visto Stegron negli Yota, cosa adesso c'ha un senso. Io voglio fare qualche mazzo e tiro strambo con lui, magari con Kimpin, robe. Nico Minoru. Bello Nico Minoru però. Snap, raga, dai, forza, snap. Ci abbiamo le combo. Ok che non ci abbiamo forza nemica, però io devo snappare per forza. In qualche modo con Nico Minoru distruggiamo Multiple Man e poi... Capito? Il problema è Attilan. Me ne sono accorto dopo che c'era Attilan. Ok. Loki. Vabbè, Loki comunque... Nel senso, isola del silenzio, va bene. E io devo fare... No, preferisco Multiple Man a sto punto, invece di Human Torch. Giochiamo in curva in qualche modo. Ok. Frate, se mi ha beccato la forza fenice impazzisco. E
Ma tu vuoi che veramente mi ha beccato la forza fenice? Ma tu vuoi questo? Sai che devo foldare assolutissimamente. E potrei anche distruggere Human Torch, eh? Potrei distruggerlo. Però poi turno 4, se mi dà la grazia di ridarmi coso, Shuri magari, Angela. Forza fenice. Ok, ok, ok. Va bene, va bene, va bene, va bene. Va benissimo così, raga. Va benissimo così, va benissimo così. E dai, 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 dai. Siamo stati grazie ai Dattylan. Non ce lo facciamo sprecare questa occasione. Perché adesso possiamo letteralmente mettere qualsiasi multiple man in tutte le location. Perché poi si sdoppia, diventano due, e poi spostare altri due e viceversa. Snowguard. Ok. Lui c'ha il Sablost, va bene. Chill, 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 chill. Chill. Ci abbiamo anche Ninzola se vogliamo ulteriormente splittare i nostri multiple man. Vabbè, intanto facciamolo su Cosmo Cremesi. E lui si ritira. Vabbè. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Oh, oh, ok. Però la combo sta andando. L'importante è che la combo riusciamo a farla. Perché questo è il problema del mazzo, raga. Il problema del mazzo è questo. Il problema del mazzo è che alla fine con Human Torch basta uno Shang. Oppure uno Shadow King per rimettere le cose in piano. E non mi sembra, cioè è un mazzo for fun, capito? Forza Fenice io lo reputo veramente un mazzo for fun, cioè non è che puoi pensare di andare lì e scalare, mazzo divertente, menzione oscura, non è quello che noi ci aspettiamo. Passo. Raga, ma stamaccari, che dobbiamo fare martedì per stamaccari? La apriamo? A me non ispira per niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa maccari, cioè, che tra l'altro non so se voi sapete che alla fin fine hanno... ponte traballante, cazzo. Vabbè, non so se sapete, ma magari l'hanno anche buffato, hanno messo anche un piumo di forza. Adesso dalla 3-3 adesso è diventata una 3-4, così, prima della sua uscita. Quindi mi fa pensare, comunque già, sto pensando di fare una bellissima roba. Facciamo Shuri, facciamo Forza Fenice, facciamo Taskmaster. Quello che mi verrebbe di fare a me. Oppure, siccome prenderà il Human Torch, no? E andrà a 7, possiamo pensare il turno 7 di mettere Taskmaster qui. Magari? Ci sta? Però poi non posso giocare nulla. Vabbè, facciamo intanto la forza fenice, va? Facciamo intanto la forza fenice così nel chill. Ma che è un destroy questo briccato male? No, raga, aspetta, facciamo Taskmaster un attimo, aspetta, facciamo Taskmaster un attimo. Poi lo mettiamo lì, poi noi rispostiamo Human Torch senza Ghost Spider. Ok, lui si ritira. Va bene. No, l'idea sarebbe stata, nel senso, spostiamo Human Torch qui, facciamo Venom. E oppure, sì, facciamo Venom e poi Taskmaster si prendeva quello che aveva mangiato da Venom. Facciamo un botto di punti. Questo è il senso della play. E lui era esattamente una forza fenice che ha briccato male. Poi con l'AD ha messo pure il ragazzo, cose pazze. Oh, comunque non sta girando male. Mi aspettavo letteralmente molto, ma molto di peggio. Posso dire? Adesso, club infernale. Oh, però è good sta roba. L'effetto di Nico che distrugge le carte, penso che è uno dei più forti in assoluto. È quello che ti serve di più alla fine Thor, ma... Godo. Distruggiamo intanto Human Torch, va. Distruggiamo intanto Human Torch, facciamo robe. E non so se si attiva questa spada. Penso se... No, si attivi prima Nico. Si attiva prima Nico. Ok. Va bene, non ci abbiamo la forza. Io non posso andare a distruggere, però. Adesso, ad oggi, attualmente. Vabbè, ci abbiamo Shuri, ci abbiamo anche Nimrod. Adesso possiamo fare robe. Attualmente passerei per poi fare Shuri, per fare Nimrod e poi turno 6 facciamo robe con Carnage Deadlock. Se c'è Venom è molto meglio però. Se c'è Venom è molto meglio. Molto bene. Allora. Possiamo andare a giocare Shuri qui. Poi Nimrod. E lui snappa. Che c'ha lui da poter usufruire? Mi sfotte. Vabbè, un Silver Surfer a sto punto, dai, un Silver Surfer. Silver Surfer va bene, ci sto. Ora, distruggiamo Shuri, ci prendiamo Nimrod, facciamo Nimrod e poi facciamo robe con Carnage e Venom, anche Deadlock, ora facciamo robe. Vai. Sperando di avere la prio in tutto ciò, perché penso che lui abbia robe pazze, magiche, penso. Qualche touch card penso che ce l'ha. Immagina se questo è un mazzo che c'ha Shadow King che non serve assolutamente niente nel Silver Surfer.
No, vabbè, fratello, che mi fa assorbimento. Dov'è il brood originale? Non c'è. Ce l'abbiamo la prio? No, ce l'ha lui la prio. Ok, però, guarda, si può fa'. Allora, a sinistra facciamo 24 punti facendo sta roba, no? Che mettiamo due robe. E qui mettiamo 12 punti. E qui mettiamo altri 12 punti, perché mangiamo tutto con Venom. Penso. Vai. Va bene, Killmonger. E tu pensa che se io avessi fatto Venom a destra e Carnage al centro avrei vinto. Cioè, pensa tu, questo qua si è portato anche Red Guardian e me l'ha fatto su Nimrod. Cioè, io sta roba non ci sarei mai arrivato, però il bro l'ha fatto. E ora ditemi veramente perché io dovrei andare a giocare Forza Fenice. Cioè, tu, maledetto che me lo metti nelle spot, perché io dovrei andare a giocarlo? Mazzo è merda. No, nel senso, mazzo carino, ho detto. Cioè, mazzo carino, bello, Human Torch, va bene, ce l'abbiamo. Abbiamo anche Deadlock per distruggere. Facciamo la stessa cosa. È ripetitivo. Mi annoia. Cioè, forse per questo ti hanno messo i ragazzi il tribunale in qualche modo. E poi, per carità, ho visto robe assurde con Human Torch, capito? E con il coso. E con il tribunale. Però basta veramente, letteralmente, una... recuperare il video di ieri che gli ho fatto un maledetto con Human Torch. Vabbè, oh, vabbè, facciamo un'altra giocata. Mettiamo anche Multiple Man lì. Ok? Cose pazze. E se ci capita la... No. E come dico? In base a che devo fare qui io? Non ho play. Non ho letteralmente play. Posso fare Ghost Spider? Cioè, questa posso fare. Cioè, non Imrod, non Forza Fenice vuol dire che io non ho matto. Vabbè. Sperando che in qualche modo andrò peggio anche a lui, però non credo proprio, guarda. Non credo proprio. La cosa che posso sperare è in qualche effetto di Nico. Madonna, che brutto game. Che brutto game. Vabbè, Kullun, godo. Ravonna. Oh, godo il coso, il demone, eh? Il demone godo. Mamma mia, fratello, mamma. Tu non sai cosa avevo io in mano. Ma fortunatamente che si è ritirato il bro. Cioè, nelle mie condizioni dovevo quittare io la partita, non lui. Però fortunatamente siamo stati molto più fortunati. Vai, prossimo. Ma riusciamo in qualche modo a fare la play per... Ma come Dottor Bavaro, fratello? Ma perché... Bello Camartage, io già immagino una shuripa. Oh, lele. Vabbè, io devo snappare, però non adesso. Cascata del guerriero, molto bella cascata del guerriero. Boh, io intanto lo gioco. Poi valutiamo sta roba. Anzi, vedete che facciamo? La giochiamo qui. Ok. La giochiamo qui. Human. No, è un altro Silver Surfer il bro. Va bene, aspetta, ragiona. C'è Wakanda. Ma fortunatamente non ho fatto Human Torch lì. Fortunatamente. Vabbè, frate, che cazzo. Arriva Shuri. Arriva Nimrod. Frate. Ok. Va bene. La Jubilee più azzeccata della storia, signori. Olè. Perfetto. Beh, fortunatamente che lui non può fare robe pazze con Assorbing Man, visto che gliel'ha preso Jubilee. L'unica cosa è che non credo abbia Odino per ritriggerare il tutto. Non credo proprio. Adesso, questa è la play dei signori. Sera, ok. Molto bene. Tutta questione che lui c'ha la prio. Questa è la questione, che lui c'ha la prio. Io potrei fare invece Ghost Spider e spostarmi il mio Nimrod, così che gli faccio ottenere due punti in più. Volendo. E poi come la ragioniamo? La ragioniamo che mettiamo Venom qui. Che è la stessa cosa. In effetti, ci pensi della stessa cosa. Ma no, proviamo a fare. Che non voglio che mi scammi come l'altra volta. Come nel precedente game. Oh, porco cazzo. Oddio mio. Ci ha preso la... Ma fortunatamente che io ho messo Venom al centro. Fortunatamente. Ok, Ghost Spider. Prendi Nimrod, lo porti qui. Riporti uno, Venom. Olè, guarda qua quanto arriva.
Molto bene, abbiamo chiuso in bellezza, ragazzi. Carnage non serve, ma abbiamo vinto letteralmente due location. Cioè, è capitata la combo, vabbè. Ah, però abbiamo fatto roba. Infine il mazzo abbiamo fatto sia la combo con la forza Pinge sia la combo con il Nimrod. Va bene, dai, dai, ci sta. Aspettavo letteralmente molto di peggio da sto mazzo, raga. Però alla fine non mi ha divertito. Non mi ha divertito niente perché c'è sempre le solite combo. Me, dopo un po' mi stufano. E dopo un po' cambio mazzo. Beh, onesto. Sono letteralmente onesto. Però dai, il mazzo alla fine è girato dove poteva briccare molto di più, che poteva briccare non dandoci nella forza Frigia nel Nimrod, però in qualche modo ce ne sono cavato. Dai, fatemi sapere cosa ne pensate della forza Frigia attualmente e noi ci vediamo domani.